Ci troviamo ad affrontare un altro grande problema relativo agli appalti dell'antica PAST, dove troviamo l'azienda che si occupa della vigilanza, Cesar Vigilantes, a cui è scaduto l'appalto già da qualche mese e procedeva con rinnovi mensili del contratto. E ultimamente è giunta comunicazione da parte dell'antica PAST che dal 1° di agosto subentrerà una nuova azienda che si chiama Securitalia. E da una lettera che è stata mandata dalla Securitalia alla Direzione Provinciale del Lavoro è stato detto che non hanno intenzione di assumere tutte le guardie giurate che sono attualmente impegnate presso questo appalto. Anzi, diciamo che proprio non hanno intenzione di assumere nessuna. Fatto sta che già da ieri alcune guardie giurate sono venute da Roma. Alcune guardie giurate della Securitalia sono venute da Roma proprio per prendere visione e capire e vedere un attimo come svolgere questo lavoro. Questa è una cosa che purtroppo ricade ancora sul territorio dove vediamo che lì sono impegnate 28 guardie e sono 28 famiglie che potrebbero andare in crisi, e la cosa che ci fa più rabbia è che nell'articolo 24 del contratto nazionale è contemplato che in caso di cambio d'appalti le guardie giurate impegnate in quell'appalto devono passare con la nuova società. Quindi abbiamo fatto già richiesta di incontro in prefettura e ci è stata accordata per venerdì alle ore 13, dove con l'aiuto del prefetto speriamo che questa cosa venga sanata e che le guardie continuino a svolgere il loro lavoro passando con la nuova azienda.